Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere un esercizio sul derivatore invertente ideale. Vogliamo trovare la frequenza massima che può avere il segnale triangolare simmetrico applicato all'ingresso del derivatore e che presenta la resistenza da 2,7 kΩ e la capacità da 1 microfarad. Sapendo che la tensione di saturazione è più o meno 12,8 volt e la tensione d'ingresso vale più 5 meno 5, quindi valore massimo, valore minimo. La tensione d'ingresso è l'onda triangolare che vedete qua, ho già riportato quello che ci servirà per andare a calcolare le varie parti fino ad arrivare alla frequenza massima. Ci vediamo tra un attimo per la soluzione. Bene, per prima cosa andiamo a vedere la relazione ingresso-uscita, così almeno vediamo che cosa ci manca e che cosa dobbiamo andare ancora a calcolare. Quindi, nel caso del derivatore, abbiamo che la tensione di uscita è uguale a meno RC delta VI fratto delta T. Questo se ci riferiamo ovviamente al discorso di poter andare a sfruttare l'intervallo di variazione di tensione d'ingresso e l'intervallo di tempo. Bene, allora RC ce li abbiamo, sono la costante di tempo, tau, poi abbiamo la variazione della delta VI che varierà da meno 5 a 5, quindi il delta VI sarà 10 e abbiamo anche la tensione di uscita perché in realtà non potremo andare oltre la tensione di saturazione, quindi avremo 12,8. Poi, siccome prendiamo in esame l'intervallo dove ho il delta T, dove ho la rampa crescente, avrò che in questo caso la tensione di uscita vale meno 12,8 meno la Vsat. Quindi andiamo da questa a ricavare la delta T. Quindi delta T sarà uguale, allora prendendo la tensione di uscita pari alla meno Vsat, posso togliere il meno perché poi meno e meno si tolgono, quindi posso tranquillamente fare R per C delta VI fratto V0. Anzi, qua metto già Vsat. Vado a sostituire, quindi avrò 2,7 K per 1 micro per 10 fratto 12,8. Bene, andando a svolgere questa avrò 2,1 millisecondi. Abbiamo la delta T, allora andiamo a trovare a questo punto il periodo, dove il periodo è 2 volte delta T, quindi 2 volte 4, 2,1 è 4,2 millisecondi, e poi andando a calcolare la frequenza, che è l'inverso del periodo, avrò 1 diviso 4,2 millisecondi, che viene 238 Hertz. Quindi questa sarà la mia frequenza massima oltre la quale non posso andare perché già questo è il limite della saturazione e del derivatore. Bene, esercizio molto molto semplice, molto basico, però già un attimino da andare a ragionare sulla relazione e andare a fare l'inverso, andare quindi a ricavare il nostro delta T e poi andare a ragionare su periodo e frequenza. Ci
Spero che questo vi possa essere d'aiuto, di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.